nostra italiana, deriva dal latino, libertas, liber, che anche foneticamente suona simile al greco eleutheros, liber e eleutheros. Se non che le lingue anglosassone hanno un modo del tutto diverso di indicare la libertà. Usano, per esempio, il tedesco usa la parola frei, e anche acusticamente loro sentono che c'è differenza tra liber e frei. L'inglese dice free, liber e free, almeno apparentemente si va in direzioni molto diverse, almeno apparentemente dal punto di vista acustico, i due gruppi di parole suonano foneticamente in modo molto divaricato. E che cosa vuol dire liber? La glottologia fa derivare la parola liber da una radice indoeuropea, leut, L-E-U-T-H, leut. E leut ha stranamente questi due significati, vuol dire gente, ma vuol dire anche crescita. E il tedesco dice Leute, è scritto Leute. E perché la stessa parola indica due ambiti semantici così diversi, gente e crescita? E innanzitutto crescita, crescita nel senso della fioritura arborea. Ma perché la fioritura indica lo stato in cui il vivente vegetale si solleva dall'oscurità del terreno, si espande nell'aria e appunto si libera dall'oscurità e dai vincoli che la terra costituiscono rispetto ad esso. Crescita è appunto il liberarsi dal vincolo, dall'ostacolo, dalla tenebra, dal limite. E questo l'abbiamo capito, ma e cosa c'entra gente? Perché abbiamo detto che la radice leut vuol dire insieme crescita, crescere e gente. E la gente è quell'insieme di eventi che a un certo momento percepisce se stessa come capace di affrancarsi dall'incombere della natura, del mostro più forte, e di respirare così come respira la vegetazione. Cioè, quando a un certo momento un gruppo sociale si sente autonomo, ecco che chiama se stesso col nome con cui indica, aveva indicato in un primo tempo, la crescita, la fioritura. E allora ci spieghiamo come mai la radice leut possa significare ad un tempo e la crescita degli alberi e la crescita di quella vegetazione umana che è il gruppo sociale che è riuscito a svincolarsi. Prima avevo usato la parola mostro, i mostri naturali archetipici, originari, arcaici, si sente appunto espansa così come si espande nell'aria la vegetazione. E questo andrebbe bene per quanto riguarda allora il gruppo di parole che si rifanno alla radice leut e che risuona nella parola latina liber. Solo che avevamo detto c'è quell'altro gruppo di parole, avevamo detto anglosassone, alto tedesche, gotiche, anglosassoni, che usano quel timbro del tutto diverso che avevamo esemplificato con la parola tedesca frei e con la parola inglese free. E anche qui è interessante sentire cosa dice la glottologia in proposito, che fa risalire queste parole a una radice indoeuropea che suona così, pri, da cui proviene probabilmente un aggettivo priaios, che vuol dire caro, amabile.
diletto, che qui è strano, come mai ciò che poi viene detto libero è il diletto, il caro, l'amabile, eppure ce lo si può spiegare con relativa facilità. Perché che cos'è il diletto e l'amato se non quello rispetto al quale l'amante sgombra il campo, libera gli ostacoli, gli rende la vita vivibile, lo lascia espandere, lo lascia crescere. Ciò che mi è caro e ciò rispetto a cui esercito la mia facoltà di lasciarlo crescere e di incentivare la sua crescita. Ecco che i due gruppi linguistici apparentemente lontani, liber, eleutheros da una parte, frei, free dall'altra, finiscono per dire la stessa cosa, cioè la liberazione, il riuscire a respirare senza ostacolo, prima avevo detto senza l'ostacolo dell'oscurità della terra che limita la crescita. Si presenta cioè il concetto di libertà come liberazione.